Maria Grazia Passini, si potrebbe definire anche un'artista delle montagne. In realtà quelle che lei rappresenta non sono semplici montagne. Si crede di salire sul tetto del mondo e invece si scende nelle profondità dello spirito. Quelle creste innevate, quelle cuspidi affilate, sono in realtà rilievi di una cartografia interiore. Mentre i colori del cielo, i riflessi che inondano le pareti rocciose, sono un corpo vibrante emozioni. Le vette che lei rappresenta sono vive e parlano a noi e di noi, di ferite drammatiche e di resurrezioni inevitabili. Il piede allora può cadere in fallo, ma la mano, ricordate la mano che lei spesso rappresenta, ebbene, quella stessa mano che nelle sue sculture, nelle sue pitture si congiunge in preghiera, sembra afferrare il cielo e la speranza delle salvezze invisibili per chi sa alzare la testa e spingersi in salita, nonostante tutto, sono le armi per la salvezza. La pittura della Passini è sorta tardi e dopo un evento traumatico, in genere come capita a tutte le vocazioni a lungo celate, ma destinate prima o poi a manifestarsi vulcanicamente. Più restano soffocate e più erompono con forza. E questo spiega la vertigine, il senso di un sussulto interiore che si prova davanti alle sue tele. Lo stupore davanti alla spessa matricità tridimensionale, che è talvolta resa con un'essenzialità estrema di tratti e di tinte, specialmente nelle ultime opere. Lo stesso discorso vale per le sculture, molte in creta similbronzo e ultimamente anche in bronzo autentico. Uno dei più significativi è il Busto di Verdi. Sembra percorso dal fremito della musica, dalla furia creativa, mentre quello dedicato all'amico scalatore Kurt racconta sulla pelle rugosa avventure di ghiaccio ed alta quota, occhi resi trasparenti dalla memoria dell'infinito. Poi ci sono ali e mani, non più quelle protese nello sforzo fisico dell'arrampicata, ma aggiunte protese nella tensione spirituale della preghiera, quando una mano è sola, l'altra è quella di Dio. Ora lei, con quelle mani di scalatrice, suona anche il violino, dipinge, plasma. Ogni suo atto è ricerca e ringraziamento. In ogni opera continua a salire verso il cielo e far battere il suo, il nostro cuore all'unisono con quello delle montagne e dell'universo. Si dice che l'arte sia medium di qualcosa, di qualcuno lassù, e che l'artista sia solo interprete e tramite del divino. Nell'opera della Passini questo ha un'evidenza sconcertante, paragonabile alla forza espressiva, comunicativa dei più grandi artisti. Questo perché è arte vera. Non descrive soltanto, ma incide, non parla, ma canta. Ci fa percepire l'anima dell'uomo e del mondo, e il mistero, come il vento che spira sulle cime. Non arriveremo forse mai alla fine, alla soluzione. Allora pensiamo allo spirito romantico del tedesco Friedrich. E lei quasi va oltre, in una vastità e solitudine che sgomenta, una vastità e solitudine piena d'amore. Così la paura provocata dall'imponenza della natura si risolve in contemplazione. E in un abbraccio infinito, quella terra roccia scoscesa, aspra, a volte ostile, è anche la mano aperta del Creatore, la cura per il corpo, per il cuore. Per vedere bisogna credere, salire, per vedere bisogna aprire altri occhi oltre a quelli fisici. Abbandonarsi, infine. Lassù si respira l'estremità della vita. Lassù si respira la verità. Ecco dove conduce Maria Grazia Passini.
Estremo grido. Questa è la mia prima scultura. Nel febbraio del 2008 ho cominciato a creare sculture in terracotta. Ma la decisione è stata casuale. Mi trovavo nel laboratorio delle arti EOS nel momento del corso di scultura e il maestro mi ha invitato a fermarmi. Non sapevo di certo cosa avrei potuto rappresentare, ma per fortuna dentro di me avevo pronta per farla nascere in pittura l'immagine di due mani in preghiera e ho fatto quella. È nato Estremo Grido, la mia prima scultura. L'immagine di due mani in preghiera aveva avuto concepimento molto tempo prima. Ero in un rifugio di alta montagna con un gruppo di escursionisti e in attesa della cena mi ero allontanata prendendo un sentiero in salita dietro il rifugio. C'erano nuvole e avanzavano le prime ombre della notte. Il vicino ghiacciaio mi mostrava la sua sofferenza. Non era più lui, quello che tempo prima avevo conosciuto. Era dimagrito, sporco, accorciato, denutrito e alzava al cielo una preghiera disperata. Alla montagna mi rivolgo con queste parole. Nel silenzio più profondo sento espandersi la tua invocazione. Sommessamente piango. Nel cielo, lassù. È lassù che io guardo quando vi cerco. È lassù che vi vedo, che vi trovo, che vi sento. Alzo il capo, lo stesso azzurro del cielo, la stessa montagna, la stessa grande montagna. Là, su quella grande, bella, bianca montagna salivamo, lentamente, muovendo il passo al ritmo del respiro, in silenzio. Nel silenzio profondo dell'alta quota. Lassù, dove la terra si fa cielo, avete continuato. Il terminale, la cima e ancora più su. Nel cielo avete continuato a salire, passo dopo passo, col busto eretto, lo sguardo aperto. I miei occhi si alzano verso il cielo. È lassù che vi cerco, è lassù che vi trovo. E da lassù scende fino a me una sensazione dolce, intima, viva. È la gioia che ci univa nel cielo di quella grande montagna. Help è dedicata alla montagna ed è nata in un momento particolare di un'escursione, perché io e i miei amici stavamo facendo una sosta in un bellissimo posto molto tranquillo, e quando a un certo punto è arrivato un mezzo meccanico che ha cominciato a lavorare e logicamente faceva un forte stridio contro i sassi nel graffiare l'erba, nel graffiare il prato. E allora le parole che rivolgo alla montagna sono: dita meccaniche strappano la tua pelle,
lo stridio assordante mi trafigge. Questa scultura è intitolata Ascolto silenzioso. È nata nel 2012 dopo aver fatto un trekking sulle Ande peruviane. Un trekking bellissimo, un'esperienza che mi ha donato una sensazione esaltante, quella di trovarmi nel museo più bello del mondo, quello che io chiamo il Museo di Dio. In ogni museo il silenzio è d'obbligo. Soltanto la guida è consentito parlare, ma lassù ogni suono, ogni parola dell'uomo può essere disturbante per lasciare spazio al silenzio contemplativo. E a questa scultura sono dedicate queste parole. Ti prego, taci. Lasciami gustare il silenzio profondo, armonioso dell'alta cuore. Una mano alzata verso l'alto è la montagna che esprime il suo dolore per il male che le procura l'uomo e chiede aiuto al cielo. Parlo con la montagna e le dico: il tuo grido disperato lacera il mio cuore, soffro con te. Questa scultura è intitolata Salvezza. La mano che sale dal basso e che grida l'aiuto, grida la sua sofferenza, si aggrappa alla mano che la salva e che scende dall'alto. Non temere, una mano scende in tuo aiuto. Il titolo di quest'opera è Ascensione. Arrampicare è ascendere verso l'alto, puntare diritti verso l'alto, in un rapporto speciale, unico, privilegiato, di fusione con la montagna, uomo e natura tutt'uno. Alla montagna. La mia mano ti sfiora, le dita ti accarezzano, si fermano in ascolto, c'è sintonia. Allora la mano ti avvolge,
ti fai docile e l'accogli, ti fai forte e la sostieni, ti fai una con me, mi faccio una con te. Il titolo di questa scultura è Ti lascio così. Mi sono trovata fra le mani un pane di argilla particolarmente morbido, molto piacevole al tatto. Ci ho fondato le dita e senza alcuno strumento l'ho modellato. Ho cominciato a lavorare in modo furioso e piacevole, rimandando ad altro momento il compito di fare una scultura. Non avevo nessuna immagine da esprimere. Successivamente, quando ho ripreso in mano il lavoro, ho provato stupore. Dal mio gioco era nato un personaggio che vedevo estremamente sofferente. Allora non ho più osato toccarlo. Gli avrei fatto male. Ed è nato Ti lascio così. Mi rivolgo al personaggio della mia opera con queste parole. Sei nato così. Vorrei completarti, ma non riesco. La mano si blocca per non ferirti. Non voglio farti male. Ti lascio così e ti accarezzo maternamente. Questo è un quadro molto particolare a cui voglio molto bene perché è un quadro dedicato ad un amico delle mie figlie, grande appassionato di montagna, che il Cervino è la sua culla. E a questo amico dedico queste parole. Ritrovarti per sentieri e su cime, andando. Dal Salmo 90. E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila ti reggerà. Sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai. Voce di donna. La nascita di questa scultura è particolare. La figura umana come soggetto di scultura allora non mi interessava, non rispondeva ai miei desideri interiori, ma nel laboratorio che frequento era stata invitata una modella a cui ispirarci per il nostro lavoro come esercitazione. Dopo essermi rifiutata di partecipare per un paio di volte, ho voluto provare ed è nata Voce di donna. Questa donna che urla ha risvegliato in me tanta tenerezza. Mi faceva pena, molta pena, e nei primi tempi la tenevo sempre vicina a me. Non volevo lasciarla sola.
voce di donna, è voce di donna, l'urlo della montagna ferita. Il titolo di quest'opera è State pronti. È un'opera originata in modo del tutto casuale, ma che però nel procedere del lavoro mi ha coinvolto molto, mi ha preso veramente tanto. È nata in questo modo. Un signore del mondo dell'arte, dopo aver visto nel mio sito le sculture delle mani, mi ha mostrato la foto dell'autoritratto di Egon Schiele per farmi notare come ci fosse una certa relazione fra le mie mani e quella dipinta da Egon. In effetti la relazione mi è sembrata molto evidente, però mi ha colpito moltissimo l'espressione del viso di Egon. E quindi mi ha parlato subito. E quindi ho praticamente mi sono impegnata nel riprodurre quel viso con quell'espressione. Ma quel viso ha dato origine a un dito puntato. E quindi è nato State pronti, con le parole di Matteo 25. State pronti, perché non sapete né il giorno né l'ora. E qui Egon parla ad ognuno di noi. Mistico Requiem. Giuseppe Verdi è completamente assorto nella direzione musicale. Nel creare quest'opera ho recuperato interiormente la mia esperienza di violinista di una volta, e da essa mi sono lasciata guidare. Nei momenti in cui suonavo, io divenivo ascolto. Ero ascolto, solo ascolto, l'ascolto del suono del mio violino. L'ascolto assorbiva tutta me stessa. E quando guardo la scultura del mio Verdi, mi sembra che anche il maestro stia ascoltando in modo totale, con tutto se stesso, la musica che e la sua, l'orchestra diretta da lui, sta suonando. L'essenzialità della musica sembra tale da coinvolgere tutte le parti del suo corpo nella direzione musicale. E anche i baffi sembrano dirigere a rinforzo della bacchetta. Come mai, Verdi, fra le tue opere? Mi sono sentita chiedere più di una volta. È a buon motivo, perché non ha niente a che fare con le mie montagne, ma la scultura è nata dal mio cuore di nonna. Mi spiego. Ho due nipoti che vivono in Brasile e che vedo attraverso Skype. Un giorno Francesco, il più grande, di circa 10 anni allora, mi ha fatto vedere con orgoglio una pagina stampata e la foto di Giuseppe Verdi. Era il suo compito di studio, vissuto da lui quasi come riconoscimento della grandezza delle sue origini. Figlio di genitori di Parma, anche loro, con che entusiasmo mi ha detto: «Nonna, guarda!» E così è nato Mistico Requiem per lui.
ultimamente ha realizzato anche una scultura che è quella di un'aquila con le ali aperte e tese, sempre tese e protese all'infinito. Ma la cosa singolare e caratteristica di quest'aquila sono le zampe, quegli artigli che, guardandoli da vicino, ricordano quello che è una delle firme caratteristiche dell'arte di Maria Grazia, ovvero le mani, quelle mani magre, quelle mani piene di forza e di tenacia che nei suoi quadri si aggrappavano alla roccia e più in alto della roccia si aggrappavano al cielo, cercavano, come viene in mente la creazione dell'uomo, della Cappella Sistina, la mano dell'uomo che tocca il dito di Dio, e quello è il momento della creazione, quello era il momento della nascita. Per Grazia invece quel tocco, quel richiamo che è nelle mani, è il momento della salvezza, della presa dall'alto, che è una presa sì fisica, ma è anche una presa interiore, quindi una salvezza molto più profonda, molto più intensa. E quest'aquila quindi è forse sì un'aquila delle alte montagne, ma è anche e ancora quel Dio misterioso che afferra e ci porta via e ci salva.